Vera Vigevani Jarak ha raccontato la sua storia a 600 studenti nel Palazzo della Ragione. Nata nel 1928, 90 anni fa, è cresciuta a Milano con la sua famiglia ebrea, che nel 1939 si è trasferita in Argentina per sfuggire alle leggi razziali di Mussolini. È una madre di Plaza de Mayo. La figlia Franca Jarak, infatti, è sparita negli anni della dittatura militare e lei è stata giornalista e scrittrice. È importante ricordare che non è una fuga, è un espatrio. Non è una fuga, noi non siamo fuggiti dall'Italia. L'Italia l'amavamo e non avevamo nessuna voglia di fuggire. Cioè, è un espatrio molto doloroso. Un incontro con gli studenti che ha suscitato emozioni, curiosità, solidarietà. Una donna dalla forza contagiosa che ha ricevuto il sigillo di Padova dal vice sindaco Arturo Lorenzoni. Bene, posso raccontare e far conoscere, che quello è fondamentale, conoscere la storia in diretta, diciamo, da una che l'ha vissuto. Poi c'è la possibilità di ragionare insieme, siamo nel Palazzo delle Ragioni, di ragionare insieme, di riflettere su cosa si può fare. E ragionando insieme possiamo anche trovare delle coincidenze e io spero che queste coincidenze faranno sì che al momento indicato qualcosa si faccia. Vera Vigevani invita i giovani a reagire in democrazia e con i mezzi che la democrazia dà per unirsi e affrontare i problemi prima che diventino tragedie. Sono preoccupata sia per l'Argentina sia per il resto. In Italia in particolare io seguo più o meno quello che accade in Italia, poi quando vengo mi informano e penso che ci sono dei rigurgiti, ci sono dei movimenti che saranno piccoli ma che possono diventare grandi. Non essere mai indifferenti quando il prossimo sta male, non essere mai indifferenti quando ci sono dei sintomi e dei prolegomeni di queste tragedie che sono le guerre, le persecuzioni, i razzismi, i genocidi, tutto quello. Se guardi dall'altra parte non serve niente la tua azione, se fai qualcosa, unito agli altri sì.